Un altro risultato, finalmente la ricostruzione ha avuto questo cambio di passo che anche a Teramo è piuttosto tangibile, quindi andiamo dai crateri ai cantieri, questo è un po' lo slogan che mi pare giusto e opportuno riferire in un momento in cui fra l'altro noi abbiamo garantito un finanziamento che è di circa 3 milioni che consente proprio una maggiore sicurezza sismica, quindi non ci limitiamo a riparare localmente una istituzione così importante, così grande, imponente, ma anche a garantire la massima capacità di resistenza alle prossime scosse, perché questo è il senso della ricostruzione. Fra l'altro, da questo punto di vista abbiamo la scuola Gemma Marconi che si avvia e nella prossima cabina di coordinamento il 23 dicembre avremo importanti incrementi per Teramo, visto che lo stesso istituto Regina Margherita avrà un finanziamento superiore ai 3 milioni e anche la scuola media che si trova proprio qui vicino, ulteriore integrazione finanziaria. Questo perché ci siamo resi conto che spesso e volentieri alcune opere erano sottostimate. Il nostro lavoro con la Regione, con Vincenzo Rivera dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione, con i diretti interessati, nel caso della Regina Margherita, la ASP di Teramo, abbiamo condotto un lavoro di aggiornamento che era appunto rispondente alle esigenze di sicurezza e aggiornamento dei quadri finanziari. Per quanto riguarda il Comune è arrivata proprio in questi giorni un'ulteriore proposta che stiamo valutando per far sì che si possa ulteriormente integrare il finanziamento di una scuola. Parleremo in cabina di coordinamento perché non ci sono dei finanziamenti di scuola, questo è il tratto importante, perché non mi sembra il caso che sia, soprattutto a Teramo, ma ovunque, il caso di definanziare scuole. Le scuole vanno riparate, ricostruite, perché se c'era una stima bisogna essere capaci di rispettarla, perché quella stima rispondeva a un'esigenza di sicurezza.